Ora cosa fa Bimbo? Eccoci qua, siamo di nuovo al rifugio nel bosco, Vanzaghello, e siamo in compagnia di Cooper. Cooper l'abbiamo già visto, ve l'ho già presentato, ve lo ricordate? Ve lo ricordate no, lui? No, no, no. Eh sì, è sempre un po' timoroso. È sempre timoroso. Non ti fa niente la Laura, vieni, guarda. Vieni qua con me, vieni. Allora, bravissimo. Vediamo un attimino. Cooper, vieni a farci una passeggiata, vieni amore. Dai, andiamo a farci una passeggiata io e te. Con calma. Bimba. Vai, bimba, dai. Andiamo, bimba. Ecco la Laura, dai. Andiamo. Andiamo, Cooper. Ve lo ricordate? Sì? Vi ricordate lui? Lui arriva da una cucciolata, ha circa un anno e mezzo lui. E arriva dalla Puglia, una cucciolata privata, perché la mamma ha fatto i cuccioli appunto in una campagna, in una proprietà. Otto cuccioli che la maggior parte sono stati adottati. Lui doveva partire anche lui, solo che eravamo ridosso dal lockdown, e quindi il primo lockdown, marzo dell'anno scorso, quindi il suo viaggio è stato interrotto, non è più potuto partire ed è rimasto lì chiuso in campagna, cioè aperto in campagna, ma comunque senza stimoli, senza niente. E già lui ha poi aveva una tempra un po' bassa, il fatto di rimanere poi da solo con un'altra sorellina l'ha un po' così chiuso. Poi una volta che sono aperti, diciamo così, le frontiere, è partito anche lui per la volta di Torino, per andare in uno stallo, e da lì è stata la prima adozione. Un'adozione che invece di migliorarlo e continuare il percorso che stava già intraprendendo, purtroppo l'ha interrotto, perché l'adottante, super sicuro di se stesso, non è riuscito a gestirlo e a comunque seguire le indicazioni dello stallanti. E quindi ha fatto di testa sua. Alla fine cosa è successo? Che lui è regredito, talmente regredito che dopo 2 mesi le volontarie sono andate a riprendersi Cooper, che era chiuso alla fine in un bagno e lì mangiava, dormiva e faceva i suoi bisogni. L'aveva recluso in un bagno questa persona, e quindi capite che recuperare una tale situazione è molto molto pesante. Ora lui è qui. È un cane ormai un anno e mezzo. Questa è la mia, che giustamente è una ruffiana, perché chiaramente Camilla ha i bocconcini. C'ho io. E quindi cosa facciamo? Mia Cooper, hai visto questa qui? Femmine. Quindi Cooper di cosa ha bisogno? Ha bisogno di una famiglia. Una famiglia sicuramente. Ci deve essere anche una persona femminile, perché comunque un animo femminile aiuta sempre i cani. Con la figura maschile deve recuperare un po', quindi deve essere una figura maschile molto forte caratterialmente, nel senso comunque che si faccia rispettare, ma rispettare nel modo giusto, non rispettare nel obbligare un cane o urlare, ostinarsi, no, deve farsi seguire. La forza di un uomo è quella, non altre forze, né picchiare né nient'altro. E allora sì, allora se Cooper riesce a vedere in questa persona, in questa figura maschile, la persona da seguire, allora basta, è fatta. Ecco, un'altra cosa che ho appreso rispetto all'ultima volta che ho visto Cooper è che lui ha una tale energia, ha bisogno proprio di sfogarsi, di correre. Infatti adesso sta ansimando, perché ha fatto 10 minuti a correre con tutti gli altri, a fare il pazzo avanti e indietro, e veramente si è sfogato, si è scaricato. Ecco, qui sarebbe importante avere un giardino. Se in altre situazioni un giardino non è così indispensabile, per Cooper lo è quasi, perché ha bisogno proprio di sfogarsi, di correre. Bravo Cooper! Di correre, di dare il meglio di sé, insomma, di scaricare quell'energia che ha. Quelle energie vanno fatte convogliare in situazioni positive. Allora sì che avrete un cane eccezionale, un cane che non ha pari, perché lui ha queste doti incredibili. È in gamba, ha solo avuto un primo passaggio della sua vita sfortunato, ma lui è in gamba, è forte.
è bravo comunque con gli altri cani. Ecco, se avete già un altro cane, io avevo Bimba, in effetti lui con Bimba non ha alcun tipo di problema, ci giocava, ci correva e tutto. Bimba ha 8 anni, lui ne ha un anno e mezzo, c'è un po' di differenza. Però ecco, con un altro cane sarebbe la cosa migliore, perché si va, vive poi in simbiosi con l'altro cane. Quindi se l'altro cane è un po' più tranquillotto, meno esuberante di lui, poi dopo si, lui segue, come tutti i cani. Certo, in questo caso sarebbe meglio, per quanto lui va d'accordo con anche i maschi, perché prima vi ho fatto anche vedere con gli altri cani, c'era la maggior parte erano maschi, c'era anche Picchio, c'erano altri cani maschi. Però se è una femminuccia, guardate, Bimba è tranquilla, seduta, invece non fa una piega, e Cooper alla fine è tranquillo, si tranquillizza. Quindi, ricapitoliamo. Cooper cerca una famiglia, preferibilmente con un altro cane sarebbe ancora di più l'ideale, perché la socializzazione con gli altri animali va sempre bene, con una femminuccia ancora meglio, e tant'è che poi lui, come vi dicevo prima, lui comunque copia quello che fanno gli altri. E un giardino. Ecco, un'altra cosa che vi voglio dire, Cooper, voi lo vedete qua, in questo bellissimo posto, è a Vanzaghello, siamo in mezzo a dei boschi, per cui c'è la tranquillità, sentite cinguettare gli uccellini. Però Cooper, quando finisce di fare il suo giro, sta fuori 2-3 ore a giocare con gli altri, poi torna nel suo box. Non torna a casa o su un divano con voi vicino, torna nel suo box. Ecco, ricordatevi questo, che lui non ha una casa in questo momento. Questo è un rifugio, per quanto eccezionale, ma è un rifugio e ha il suo box. Togliamo quel box dalla vita di Cooper. Fate in modo che viva insieme a voi. Non ve ne pentirete. Se siete all'altezza di questo compito, chiamate Giusy, chiamate lei per adozione, chiamate anche Camilla per sapere realmente com'è, venite a vederlo, venite a trovarlo, lui è sempre qua a Vanzaghello, siamo a 10 minuti da Malpensa. Fatelo questo, fatelo per lui, perché per un cane così eccezionale, con tutte le cose da recuperare, dovete fargliela questo, datela questa possibilità, a tutti si dà una possibilità, a tutti, una seconda possibilità si dà a tutti, anche a Cooper si deve dare una seconda possibilità, vero Cooper? Andiamo a farci un giro? Vieni? Andiamo? Vieni Nana, dai, andiamo, vieni Bimba, andiamo, forza, dai, sì, bravissimo, bravo, bravo Cooper, guarda, valla a prendere, prendilo, bravo, dai, andiamo, forza, dai, bravo Nano, ridammi il mio coso, ridammelo, bravo, monello, ma sei un monello, sei un monello, monellino, dammi, monello, ah! Ciao Cooper, ciao amore. Ciao.